sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, come avete capito dal titolo, questo è un Get Ready With Me, dove ci andiamo a truccare insieme. Prima di iniziare, se sentite qualche rumore, scusatemi, ma ci sono i lavoratori, ripeto che di fronte a me ci sono altre case, stanno facendo il cappotto, quindi se sentite qualche trapano, martellata o qualcosa, è per questo motivo qua. Ovviamente la finestra, scusatemi, la finestra non la chiudo perché sennò mi moro de caldo, infatti vedete la chiappa sogni che si muove perché ho il ventilatore addosso. Adesso comincia ad essere bello caldino, quindi anche a truccarsi faccio molta fatica, quindi preferisco più tenere il ventilatore addosso, sono sgrondo, appena mi trucco viene giù le gocce di sudore, non mi pare il caso. Chiusa parentesi questo, seguitemi sul mio Instagram se volete e sempre se volete per sostenermi cliccate nel cuoricino col dollaro sotto la barra del video, sarei veramente contenta. Poi mi sono rifatta le unghie. Quindi qua ho fatto lo stiletto. Allora, questa qui l'avevamo fatta insieme, vi ricordate? Quelle delle tip, del kit per unghie, quello dei Brombretti. Questa qui. Qua, che vi avevo detto che nel prossimo video ve lo facevo vedere. Qui ho usato Cielo Flash, ho rifatto praticamente il refill, ho fatto lo stiletto sempre. Eccole qua. Ed è qua ho rifatto, come vedete, la mandorla rossa. E questo qui è il pompon, no vabbè, adoro, l'avevo visto su TikTok, mi sono veramente piaciuti, innamorata che l'ho voluto prendere. Ovviamente c'è la calamita, quindi lo potete levare e staccare quando volete, ecco vedete, stacca, mette, stacca, mette. Ovviamente questo si mette o per le foto, oppure se non so, fate una serata, andate a qualche parte, però dovete stare attenti che se fate così, andate a sbattere da una parte, vi parte, però è veramente fighissimo. Poi in un prossimo, adesso lo levo, che comunque non ho altro qua. Pura di sporcarlo. Poi in un prossimo video, quando tratterò di unghie, che parlerò un video, che ne so, sulle unghie, farò un video di nail art, insomma su di me o qualcosina, vi farò vedere meglio comunque, perché questo adesso è make up, non c'entra niente le unghie. Ok, quindi chiuso per quanto riguarda le unghie, andiamo avanti con la collezione, quella di Shiglam, dei segni dei zodiacali, insomma dell'oroscopo, e questa volta andiamo a fare il cancro. Sono colori che a me piacciono molto, che sono sul corallo, adesso la faccio vedere. Eccola qua, questa qui è la palettina, lavo la pellicola e questi qua sono i suoi colori. Allora, come shimmer ne abbiamo due, shimmer, tra shimmer satinati iridescenti abbiamo questo e questo qua. Io vado a utilizzare questo, quindi questo sarà il colore principale che andrò a utilizzare sulla mia palpebra mobile. E poi altri colori ve li dirò mano a mano, insomma, che mi devo andare a truccare. Ok ragazzi, detto questo, direi di cominciare subito, quindi vi lascio il video di questo Get Ready With Me e poi noi ci vediamo a fine video come sempre. Qui qua ragazzi, allora mi sono avvicinata come sempre un po' di più così mi vedete meglio. Allora vado a utilizzare, quindi andiamo a fare il nostro contour che andiamo a finire la base, questo con, sì, contouring, questo bronzer qui della Makeup Revolution. Poi vado a mettere il blush, questo qui della CN, e poi come cipria utilizzo la solita, questa qui della Susie. Poi ovviamente facciamo i giochi di luce e ombra con il correttore, quello più chiaro, eccetera. Quindi andiamo. Eccomi qua, ho fatto tutto, ho fatto anche le sopracciglia. Per le sopracciglia voglio fare una cosa di diverso. Adesso ve lo spiego. Ho preso un'altra palettina, questa qui di Fano che avevo già utilizzato. L'avevo visto su un ragazzo su TikTok che si era truccato e mi era piaciuto tanto, ma proprio lieve, mica tanto. Volevo andare a mettere dei brillantini nelle sopracciglia. Cioè, che figata! Io ho colorato adesso le sopracciglia. Le sopracciglia vado a mettere un po' di gel nelle sopracciglia in questo modo e ci vado a applicare praticamente sopra qualche brillantino. Prendo un pennello un pochino, che così fissa un po'
c'è il gel per le sopracciglia, almeno così fissa un po' le pagliettuzze, diciamo così, ma proprio poche poche. Siccome vado a fare un corallo come ombretto, niente, mi tocca prendere questi qua sempre. Vado a prendere questo e ne metto proprio un pochino qua. Che figata, gli dà qualche sbrilluccichio nelle sopracciglia, ed è una roba fighissima. Qualcuno, vedete, cioè ce n'è proprio. Cerco di mettermi un altro qua se ci stanno. Cioè, fighissimo, adoro. Proprio poco che dà quello sbrilluccichio. È una figata, guardate, vedete? Cioè, non è che ne dovete mettere quanto manca, se mi si appiccica sempre. Adesso fa tanto. Io adoro. Ho provato con voi, ecco qua, guardate, cioè, adesso non lo vedrete, però è veramente veramente carino. Ok, adesso vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Posto, basta. Mi piaceva fare questa cosa, volevo dire come me ne veniva, è veramente veramente carino. Mi piace questa idea delle sopracciglia un po' glitterate. Lui ce ne aveva molto di più, a parte ci aveva pagliette più fini, però era quasi tutte complete, a me dopo così non mi piace. E quindi così, per dare sbrilluccito in più, ci sta. Ok ragazzi, allora adesso cominciamo con il trucco vero e proprio sugli occhi. Allora, come prima cosa vado a utilizzare Nurture, che è questo rosino chiaro chiaro qua, per andare a fissare il correttore. Ok, molto chiaro, infatti non si vede. Allora vado a prendere, famo le tonalità dei rosa, vediamo se si vede qualcosina. Vado a prendere questi due, quindi vado a prendere prima questo e poi questo qua, vedete, niente, ok, prima questo e poi questo. Il primo è Resilient, poi vado a prendere Affection. È proprio belli. Questa palettina del cancro pure sono belli questi colori. Questo si vede tanto. Bello proprio. Adesso per andare a scurire un po' la parte, vado a prendere questo qua che è il più scuro, che si chiama In Hamoud, che è un prugnato viola. Che proprio appena appena, ecco, che va proprio a sfumare. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Ok, adesso vado a prendere, che non ho preso, ah no, l'ho preso, scusate, stavo di arrivo subito, invece no, l'ho preso. Il primer per andare a fare la mia cut crease.
place, had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. Lo bagno sempre, vado a prendere appunto Imagination, che è questo rosa qua, scimmerino, diciamo così. Proprio luminoso, sì, lumino, come si dice? È luminoso, insomma, molto luminoso. Bello tantissimo, veramente. Scusate per i rumori, scusate, sono fatica. Sfumo un pochino così, vedo che non c'è sta riga netta, almeno per andare a camuffare un pochino. Ecco. No, ragazzi, adoro. Come punto luce, siccome questo qui è troppo forte, che è sempre shimmer, vado a utilizzare sempre il rosa che abbiamo utilizzato adesso come punto luce esterno dell'occhio. Ecco qua, guardate quanto è luminoso, è veramente bello anche come punto luce, guardate che roba, è proprio stupendo. Ok, fino a qui e basta, mi vado fino a su. Ok, bellissimo. Adesso come? Mi sa che non l'ho preso il pennello con l'apposta, infatti non l'ho preso, non mi dici. Eccomi qua ragazzi, allora per qua sotto l'occhio vado a prendere questo rosa qua, il corallo diciamo, Affection, che abbiamo utilizzato come, che sarebbe questo colore qui, e poi il prugnato per andare a scurire un po'. Every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Ecco qua ragazzi, bellissimo, ho messo anche un po' di scimmerino di questo. Perfetto. Ho qui una pagliettuzza di questo qua, ma vabbè, non me ne frega. Ok, allora, fatto questo ragazzi, vado a mettere la matita sotto l'occhio, vado a mettere eyeliner e mascara, vado a farmi l'altro occhio e poi ci vediamo dopo per finire tutto il resto del make up. Eccomi qua ragazzi, guardate, cioè è veramente veramente bello sto make up. Solo pare che sto a posto. Eccomi qua ragazzi, guardate, è bellissimo questo make up, mi piace veramente tanto, bello. Ok, andiamo avanti, vado a prendere questo Make Up Revolution illuminante, quindi andiamo ad applicarlo. Ecco qua ragazzi, questo illuminante è pazzesco, comunque bellissimo, guardate che roba. Adesso vado a mettere il mio fissante spray.
adesso vado a prendere il rossetto, ovviamente lo metto corallo. Quindi questo rossettino qua, lì ve lo fa tanto sparafresciato, ma non è così, eh. Ragazzi, è veramente bello, lo fa troppo sparaflesciato, è acceso ma non così, per niente. Ok, il make up ragazzi è concluso e adesso ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio. Come qua ragazzi, allora il make up è concluso, questa è tutta la base, guardate l'illuminante quanto è bello, questo rossetto vedete non è tutto sto forte. Questi qui sono gli occhi, guardate le sopracciglia, che figata. No, vabbè, adoro. Allora, aspettate, eh. Avvicino un po' di più, ecco. È bellissimo questo make-up, mi piace tanto, bellissima questa palette del cancro, della collezione dell'oroscopo di Shiglim. Ah, oh, vabbè, adoro. Le sopracciglia sono fighissime. No, vabbè. Mi piace tanto questo make up, è bello. I toni del rosa. No, vabbè, adoro. Bellissimo. Ok. E quindi noi siamo andati a utilizzare la palettina, questa qui del cancro. Molto, molto bella, ragazzi. Ve la consiglio. C'è anche quelli matte, vedete quanto sono pigmentati, veramente bellissima. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa palette e fatemi sapere cosa ne pensate, scusatemi, mi intreccio, di questo make up che ho realizzato. Io con questo vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!